A proposito di frutti, altra foto ci rimanda al futuro, questa lo so perché ho sbirciato. Allora, sì, va bene, perché chiaramente quando si vedono i giovani sono loro i portatori del futuro, però spesso non si pensa che il futuro inizia sempre nel presente. Qui siamo alla Camera di Commercio, ospiti del nostro amico Tagliavanti, in questa splendida sala Tempio di Adriano, per una giornata che per noi è stata una giornata storica, perché abbiamo avviato uno di quei cantieri che a Roma non dovrebbe finire mai, speriamo che non finisca mai, perché è un cantiere, generiamo lavoro come oro, dove tante organizzazioni, dalla pastorale sociale alle ACLI, a Confcooperative, alla CISL, ma tanti altri, ci siamo impegnati a mettere il lavoro dignitoso in cima a tutte le priorità, ma soprattutto ci siamo impegnati a una cosa importante, a farlo non a compartimenti stagni, ma in un orizzonte condiviso, perché è importante massimizzare i risultati. E poi questo evento ha dato vita anche a un evento che abbiamo fatto nell'Ottobrada, un percorso sulle competenze trasversali, perché il pilastro di questo percorso è una scuola. Vedi che i ragazzi hanno un attestato? Sì. Hanno ricevuto un attestato, sono stati diplomati, ma non gli abbiamo insegnato un mestiere. Gli abbiamo insegnato a fare delle proprie passioni un lavoro. Gli abbiamo insegnato a non inseguire a tutti i costi una laurea, ma a seguire le proprie vocazioni, specialmente se sei il lavoro manuale. Perché c'è tanto spazio per il lavoro Sì, è manuale vero. e gli spieghiamo ai giovani Più che non. l'accanimento dei genitori, però Brava, magari, che infatti. ragazzi che non terminano gli studi, che magari creano tensioni in Sì. famiglia e poi magari la loro vocazione è la Ora, vocazione più diventate dei artigianale, bravissimi no? artigiani. Certo. E lì cerchiamo di spiegare ai ragazzi che non ci sono lavori di serie A o lavori di serie B, ma che ci sono lavori che danno tutela e dignità e cittadinanza e lavori che la calpestano. Tu sai, le ACLI hanno la fedeltà al lavoro e ai lavoratori, quindi per noi questo è un tema cardine. Andiamo.